Kirk. Wow, questo è perfetto. È facile contare l'età precisa di un albero giovane come questo. Si parte dalla cima, che è di quest'anno. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anni fa. Quest'albero era basso così. Se abbattiamo gli alberi vecchi, creiamo le condizioni affinché quelli nuovi si possano sviluppare. Così tra 250 anni, quando i nostri discendenti faranno le guardie forestali qui, potranno decidere quali alberi diventeranno legno armonico. Il liutaio più famoso al mondo, Antonio Stradivari, si sa per certo che comprava legno a Paneveggio, che sta qua dietro, dall'altra parte dell'Atemar. Si presume, anzi si sa, anche se non possiamo provarlo, che ha comprato legno anche in questo bosco. Da un'occhiata. Questo è più forte di un albero da violoncello, ma è un po' troppo sottile per un contrabbasso. Non me ne faccio niente. E poi vedo anche che ha la fibra storta nella sua sagoma. Non vogliamo torsioni nella fibra, perché la conicità ne disturberebbe il suono. Sarebbe imprevedibile. Quindi anche tu puoi rimanere qui, caro amico mio. Dacci ancora dei bei semi, in modo che ci siano altri giovani. Stammi bene. Avanti così, veterano. Entrambi i miei nonni erano musicisti professionisti. Il nonno suonava il violoncello, mentre la nonna era un'arpista. Entrambi suonavano al Concertgebouw Orchestra di Amsterdam. Mio padre, essendo l'unico figlio, ha ricevuto la musicalità nei geni e l'ha tramandata anche a me. Si è accorto della mia musicalità e del mio talento artigianale. Quando ero un ragazzo di 13-14 anni, disse: liutaio. È la tua professione. Vuoi fare il liutaio? Sì. Non ci capivo niente. Si trattava sempre di ricreare il suono di un vero Stradivari. Ci sono gli idealisti estremi che riescono a vedere il loro strumento dentro l'albero. Ci sono quelli con un approccio strettamente scientifico, che misurano la velocità delle onde sonore e cose di questo tipo. Altri guardano e sentono: questo potrebbe diventare tale strumento, o questo potrebbe essere il legno giusto. Io non sempre riesco a capire in base a quali criteri cerchino. Lì ho trovato qualcosa per te. Naturalmente hai il privilegio di essere sempre il primo. Ah, bene. E chi arriva tardi sarà punito dalla vita. Per questo sono sempre il primo, vero? Sì, l'ho imparato dai miei predecessori. Prima arriva Paul e poi possono venire tutti gli altri. Ho visto lassù qualcosa per te. Credo possa andarti bene. Una volta sono venuto e c'era un liutaio del Cremonese. Aveva già segnato i pezzi migliori con il suo nome. Ho pensato: che bella scelta che ha fatto. Allora mi sono detto: la prossima volta arriverò 2 settimane prima. Adesso sono sempre il primo e scelgo i pezzi migliori. Eccolo, un bel pezzo d'albero. Non so se è un'abilità soprannaturale o se hanno semplicemente un istinto per quello che gli serve.
Tenevamo da parte i pezzi migliori, già contrassegnati. Il liutaio ci passava in mezzo dicendo: no, 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 questo no. Dalla parte opposta del deposito tenevamo il legno da ardere. Lui con passo deciso va lì e dice: voglio questo. Bisogna dargli un po' di tempo. Si sente quando arriva il momento. Si deve sciogliere. Si sente scrocchiare. Bene. Adesso siamo allo stesso livello. È meglio per le schiene. Guarda questo. L'albero è stato ferito. Sì, ma è alla fine. L'ho tagliato un po' più lungo. Quanto tempo deve seccare prima che lo puoi lavorare? Tra 5 e 10 anni. Tagliamo questo. Possiamo vedere? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 23 anni. Con questo, con l'alburno. Vedi, se lo tieni qua e ha quasi la stessa lunghezza, lo puoi sentire. Questo diventerà un violino. Cresceranno quei giovani? Permettendo alla luce di filtrare, crescerà una bella foresta giovane. Ma li piantate o arrivano con il vento? No, no. Solo se li porta il vento ci sarà la razza, la genetica giusta di questo luogo. Nelle miniere servivano grosse quantità di legna. Così hanno capito presto che non potevano andare avanti a tagliare. Nel 1713 Hans Karl von Karlowitz diceva che si poteva solo tagliare quanto sarebbe ricresciuto. Oh, guarda! Si tagliava l'albero il 21 dicembre, dico 300 anni fa. Era esattamente lo stesso ai tempi di Stradivari. Uno pensava: questo lo potrei portare a casa come albero di Natale, ma poi ripensandoci, no, questo diventerà un albero da violino. Lo prenderà Paul tra 300 anni. È uguale per noi umani sulla Terra. I vecchi se ne vanno e i giovani seguono. Occupano lo stesso spazio, fanno lo stesso lavoro e servono di nuovo al mondo.